Io ero lì che pensavo che volevo fare del cinema. Però per fare del cinema bisogna andare a Roma. A Roma, a parte quei due o tre che fanno il Papa o i ministri, tutti gli altri fanno il cinema. Per andare a Roma ci sono diversi sistemi. Dice, il più facile, gli schettini e il monopattino, tanto in discesa. Non è vero. Un altro sistema dice, ma tanto la terra gira, Roma passerà di qui. Non è vero. È più in basso, la terra gira per così. Un altro sistema. Beh, se uno è miliardario può andare in macchina, però con quello che costa la benzina e l'autostrada, arriva che milionario torna indietro e a zero. Il sistema più usato per andare a Roma è ancora la tradotta, cioè il treno. Dove sono le donne sul treno, eh? Dove sono? Che sei sempre tra uomini, sei facile. Ogni tanto si sente la voce di una donna o si va fuori con una sigaretta a vedere com'è questa qui. E si finisce sempre nello scompartimento di travestiti che sanno che ormai il trucco funziona. Un altro sistema per andare a Roma è l'aereo. Però costa un occhio della testa. E ora si può fare due volte al massimo. Poi dopo non si vede più il panorama, non interessa più. Andare in aereo, l'imbarazzo comincia all'aeroporto. Tutti che girano così. Vedere cosa fanno gli altri. Tutti con le borsettine quadrate, finte, perché sono tutti uguali. E poi dopo si telefona a casa. Pronto, cara? Vado a Roma. Torno stasera. Se torno. Poi succede che si va sull'aereo, c'è una hostess che mi ha detto buongiorno. Allora anch'io, buongiorno, come stai, bambini? Tutti bene a casa? Ma faccio il cretino, vado avanti. Vabbè. Sono andato avanti, mi sono seduto. Pare che sull'aereo porti fortuna a sfregare due ferretti che poi rimangono incastrati. Sull'aereo l'autista si chiama comandante e quella volta lì si chiamava Ceccarelli. E a un certo momento fa, adesso andiamo. E infila una pista, infila un'altra pista, infila un'altra pista. Dico, ma che non sa la strada. E invece no, a un certo momento ha infilato una pista più grande, ha imballato il motore, però non si alzava, dico, ma che andiamo in pullman? Anche perché io avevo preso il posto vicino al finestrino per avere più aria. E invece a un certo momento comincia a alzarsi, allora tutti a fare il tifo, dai, dai Ceccarelli, dai, dai, bravo, e su così, sì, su, bravo, no, no, la curva no, la curva no, ma l'idroscalo. Poi si raddrizza, e ora dico, beh, bisogna darsi un contegno, vedo lì davanti, tiro fuori un dépliant. Cosa fare se l'aereo cade? E uno tocca il cornetto per gli scongiuri di rito, insomma. Ho messo giù il dépliant, prendo un'altra cosa, un sacchettino, da usare nel caso che uno si sente male. E se la fa sotto? Basterà? Poi i servizi sono in fondo e si può andare solo dopo i 1000 metri. E allora i piloti vedono la strada che hanno fatto il giorno prima, come Pollicino.
Però comunque poi alla fine, alla fine si arriva, si puntano i piedi. Sembra di essere in Australia perché si va giù a canguro. Comunque, meglio così, è meglio così di quello che è successo a un mio amico. A un mio amico che all'ultimo momento il pilota gli ha detto: «Uè, ragazzi, il carrello non esce, fuori piedi e correre veloci, eh, perché